un negozio che c'è a Torino, ma penso ci sia anche in altre parti perché è tipo un franchising. E ho comprato un po' di cose. In realtà costa tantissimo come negozio di solito, però ho trovato cose abbastanza, prezzi abbastanza fattibili, ecco, diciamo così. Allora, ho preso, cose utili tra l'altro, un portaformaggio, tipo portaparmigiano, che funziona tipo come fosse una salina, un salino, una saliera, cioè, se magari riuscissi a montarlo come era montato, ah ok, praticamente si apre, e vedete ha tutti i puntini, quindi si fa scendere il parmigiano come se fosse appunto il sale. E mi piace perché di solito io odio i grumi di parmigiano, quando tipo metti il parmigiano boom, esce il grumo, mi dà fastidio. E con questo tipo si fa così perché ha una sottospecie di tritino qua e quindi lo sgrana. Utile, però vabbè, 5,99 euro tra l'altro, 6 euro. Poi ho preso, allora vabbè, questa che mi serviva è una specie di vernice tipo flatting che mi serve per quei barattoli che vi avevo fatto vedere, che avevo creato io con gli animalini ricoperti di vernice dorata. Mi rimangono un po' appiccicosi perché probabilmente non è un materiale adatto a essere verniciato, ma con questo dovrebbe in teoria crearsi questa patina che lo riveste e non lo rende più appiccicoso. Poi ho preso, allora, a 2,99 euro mi sembra l'una, delle saponette che hanno un profumo meraviglioso e io le tengo nell'armadio perché profumano poi tutto l'armadio. Avevo comprato i profumatori d'armadio, ma secondo me servono a niente. Queste sono le cose migliori perché lasciano veramente il profumo che per mesi e mesi e mesi. Ho preso questo qua che è della Nestidante e ho preso Romantica Glicine di Bulgari e Glicine e Lilla. E poi sempre della stessa marca il Frutteto con fico e latte di mandorla, che ha un profumo di pulito che è qualcosa di inebriante. Niente, quindi ho preso queste due saponette. Poi ho preso, vabbè, una scatoletta per il mio gatto che ha bisogno di quelle lì per i, insomma, per i problemi eccetera. Vabbè. Poi ho preso questo porta tazzi, porta bustina di tè che veniva 1,90 euro ed è bellissimo, ha la scritta T dove c'è il prezzo ovviamente perché metterlo dietro no. Quando rimane tutta la colla sotto, vabbè, poi lo pulirò. Comunque, così con la scritta T a forma di piccola teiera, carino, 1,90 euro. Poi ho preso, ho iniziato con qualche decorazione di Natale. Allora, ho preso tre di queste che venivano 1,50 euro. Ok, sono tutte incastrate, molto bene. Per la serie non perdono glitter. Comunque, questa qui, che è tipo un fiocco di neve rosa glitterato, e ne ho prese tre. E poi ho preso a 1 euro l'una quattro di queste qua che sono dello stesso colore, sono palline rosa glitterate, infatti c'ho glitter per tutto, molto bene. Poi ho preso a 8,90 euro questa, questo barattolo di latta per i cornflakes, che è un po' tipo stile, non so, vintage, no? Sembra un barattolo degli anni 50. Cosa c'è dentro il magazzino, tra l'altro? Ah, le palle, giustamente. E mettiamole tutte, va così, glitter rimangono concentrati in un unico posto. Insomma, comunque era carino, mi piaceva, ci terrò il muesli. Io amo il muesli. Poi ho preso questa scritta che ovviamente, ok, forse così riesco a far vedere, dovrò pulire perché tipo è piena di manate, magari dritta, che c'è scritto Home Sweet Home ed è tipo di vetro trasparente con la scritta nera e mi piace appenderla, penso che la appenderò alla porta o non lo so, ora devo vedere. E questa qua veniva pochissimo perché veniva 3,90 euro. Poi ho preso candele. Che giusta. Allora, vabbè, ho preso una Yankee Candle che è al cappuccino truffle,
cappuccino truffle, che era tipo una fragranza che sentivo nominare, ho sentito nominare su YouTube tipo 20 milioni di volte, non mi aveva mai ispirato perché, non so, leggendo cappuccino per me sapeva di caffè, invece sa di cioccolato puro. Cioè, ha un pochettino un retrogusto di caffè, però per me è cioccolato puro. Mamma mia, buonissima. Non vedo l'ora di accenderla. E poi ho preso le ultime due trovate, tipo nascoste in un angolo. No, le ultime due, l'ultima confezione, che veniva tra l'altro, veniva a 9,99€ e sono 12 candeline LED light, però sono al vanilla cupcake. Che inutile, rimarrà per sempre il mio preferito. Io in realtà volevo la giara vanilla cupcake perché la mia è in questo stato, sono disperata perché quando finirai non so cosa fare, non la trovo da nessuna parte mai. Però per me, cioè, questa è casa mia, è questo odore. Biscotti e cupcake alla vaniglia, basta. E poi ho preso questa che invece in realtà costava molto meno. Perché costa molto meno, virgola. Costava 7,90€ ed è una candela a tre stoppini della marca Bolsius, che io non avevo mai visto, però ha un odore. La mia collega che l'ha preso ha detto che l'ha già usato e non sa di niente. Facendo molto bene, sono molto contenta di questa cosa, ottima scelta. Però, non lo so, ha un odore, in realtà il gusto è plum and almond pie, quindi torta alle mandorle e pere e prugne, però a me ricorda, sì, gli amaretti, ha un odore che sa di biscotti, di torte di Natale, una cosa meravigliosa, cioè no, non potevo non prenderla e speriamo che abbia lo stesso profumo anche da accesa perché è deliziosa. Basta, ne hanno preso altro, spero come al solito di avervi tenuto compagnia e vi mando un bacione grandissimo, ciao ciao!